Buongiorno a tutti. Vi parlo con questo videomessaggio a nome mio personale e del vice capo, il Roberto Tartaglia. E vi parlo col videomessaggio perché non posso incontrarvi tutti, cosa che mi sarebbe tanto piaciuta. Fin dal primo giorno del mio insediamento io avrei voluto incontrarvi uno per uno e tutti insieme per parlarci, per farci conoscere. Ma questo oggi è reso assolutamente impossibile da questa situazione difficile, di buio profondo che viviamo. Per questo virus che riguarda non soltanto la polizia penitenziaria, ma l'intera galassia penitenziaria e tutta Italia e tutto il mondo. Ma io oggi mi rivolgo a voi e il mio primo pensiero va a chi di voi è sofferente a causa del virus, sia che sia ricoverato, sia che sia sofferente perché isolato a causa del virus. Il pensiero va a voi, prima di tutto a voi e alle vostre famiglie. A tutte le famiglie, ma anche a tutte le famiglie dei miei poliziotti, perché sono famiglie che soffrono comunque, perché so che il lavoro è difficile, so che il lavoro è complicato e oggi è più difficile, più complicato di sempre. E io sono qua a testimoniarlo e a dirvelo e a darvi tutta la mia massima solidarietà. Voglio parlarvi di tre cose principali, rapidamente. La prima riguarda la passione. Bisogna mettere passione nel nostro lavoro. La passione che ogni sera io riscontro quando telefono ad ognuno di voi che ha subito aggressioni in carcere o che ha salvato una vita umana nel tentativo di togliersi la vita. Allora io telefono e sento dalle parole la vibrazione della passione di ogni singolo. E di questo sono contento, per me è un grandissimo conforto, perché io ho mantenuto intatta e inalterata, illesa, la passione del mio primo giorno e fino ad oggi io la conservo, intatta, come dicevo. Ma questa passione non basta che sia passione dei singoli, deve diventare e deve essere quanto più possibile passione collettiva. Questo è uno degli obiettivi che dobbiamo prefiggerci, che dobbiamo coltivare, è una passione che deve essere collettiva, ma non basta nemmeno questo, perché la passione bisogna insegnarla e bisogna insegnarla con l'esempio, perché l'insegnamento della passione, l'esempio della passione crea maggior unità. Ed è proprio di unione, oltre alla passione, che voglio dirvi e voglio parlarvi. L'unione è molto importante per un corpo come il nostro, che deve vivere unito. Unione significa solidarietà reciproca e significa anche rendersi pronti ad aiutare uno per l'altro e tutti insieme. Perché più unione ci sarà, più aumenterà la dignità, ma aumenterà soprattutto la credibilità del corpo. E noi abbiamo bisogno di nutrirci di maggiore credibilità perché più siamo credibili, più potremo chiedere e ottenere. Non basta. Passione, unione. Ma ciò che conta oggi più che mai è l'attenzione. Io questo lo sottolineo particolarmente. Occorre molta attenzione. Quando vi chiedo e ci chiediamo tutti insieme attenzione, significa stare attenti ai nostri contatti, stare attenti ai nostri rapporti, curare e custodire la nostra integrità fisica, la nostra salute, perché se noi custodiamo la nostra salute, custodiamo la salute collettiva, la salute di tutti. Questo è molto importante perché se ci sarà attenzione e soprattutto se ci sarà questa autoresponsabilità per cui ognuno deve disciplinare se stesso in questa cura, in questa attenzione dei propri comportamenti nel lavoro e fuori dal lavoro, questo vale per tutti, per me in prima persona, per tutti noi e per tutti voi, allora riusciremo ad essere più uniti, ad essere più appassionati nel lavoro e a superare questo disagio che in questo momento ci attanaglia. Questo è il messaggio che volevo darvi e ciò è che volevo dirvi. Vi ringrazio di tutto quello che fate. È un cammino che stiamo facendo insieme, è un cammino che affronteremo con la possibile serenità che i tempi ci consentono, vinceremo. Io sono sicuro che ce la faremo. Grazie a tutti voi.